raffigurale dell'arte, dicevo, la potenza di raffigurare la verità. Qui naturalmente si pone la domanda fondamentale, ma se arte e filosofia hanno il medesimo contenuto e muta soltanto la determinazione, potremmo dire, espressiva con cui lo colgono, perché l'arte lo coglie nel sensibile e la filosofia nel concetto, perché occorre da un punto di vista filosofico richiamarsi all'esperienza artistica? Se preferite, posta la questione dal punto di vista artistico, perché mai un filosofo dovrebbe parlare di arte? Non dovrebbe ciascuno operare nel proprio campo senza commettere invasioni nel campo proprio? Non dovrebbe l'artista occuparsi solo di arte e di verità nel suo campo specifico e il filosofo per parte sua nel suo campo specifico? Credo di poter rispondere a questa aporia richiamandomi addirittura a Platone, il quale Platone è di tutti i filosofi del canone occidentale probabilmente quello che riserva il trattamento peggiore all'arte, al suo statuto ontologico, perché per Platone l'arte, come noto, è una copia di copia, mimeseos, dice Platone stesso nella Repubblica, cioè una mimesi di mimesi, essendo il mondo sensibile copia del mondo ideale, l'arte, dice Platone, copia una copia e quindi mente due volte, è una menzogna alla seconda potenza, sicché, procedendo con grande sintesi, nella Repubblica Platone si spinge a mettere al bando l'opera stessa dei poeti e degli artisti. Nella Callipolis, nella società ideale, non debbono esserci artisti perché gli artisti sono massimamente menzogneri, dice Platone, e perché gli artisti, egli pensa precipuamente a Esiodo e a Omero, veicolano messaggi pedagogici non degni di essere seguiti, ci mostrano gli dèi in preda alla collera, ci mostrano gli dèi lascivi, le dee fedifraghe e così via. Eppure Platone, che mette al bando l'arte, mette al bando tutto ciò che non rientra nella concettualità stricto sensu filosofica, finisce egli stesso per ricorrere senza posa alla potenza figurale dell'arte. Alla potenza figurale dell'arte, non soltanto perché egli stesso è un artista, chiunque abbia letto i dialoghi di Platone sa che dinanzi a sé ha non dei trattati freddi di filosofia, non dei trattati secondo l'ordine geometrico, ma delle opere artisticamente costruite, ma anche in ragione del fatto che, come è stato da più parti notato, Platone ogni qualvolta deve esporre i punti cardinali della propria dottrina filosofica, ricorre puntualmente a una metaforica artistica, se vogliamo dire così, ricorre a una dimensione altra rispetto a quella del concetto, già impiega la dimensione inconcettuale propria dell'arte, fa vedere in maniera figurale ciò che altrimenti il concetto, ci suggerisce Platone tra le righe, non sarebbe da solo in grado di mostrare. Quando ad esempio nel Fedone deve parlarci della seconda, appunto della dottrina delle idee, ricorre all'immagine della seconda navigazione. Quando deve parlare ancora dell'anima, ricorre al mito della biga alata. E quando, questo è il passaggio più emblematico, deve parlare della nostra condizione di non consapevolezza, appunto, utilizza l'immagine della caverna. Nel settimo libro della Repubblica, nell'Incipit, Platone dice, per spiegare che cos'è il rapporto che ciascuno di noi deve intrattenere con la paideia, dice Platone, una splendida parola greca che significa educazione, formazione, cultura in senso più generale, per chiarire quale sia il nostro rapporto con la paideia, dice Platone, interrompendo l'andamento del discorso razionale, se vogliamo definirlo così, dice al suo interlocutore, a Glaucone, dice immagina un'immagine di questo tipo. Per chiarire quale sia emeterafusis, la nostra natura, immagina quest'immagine, quella della caverna, appunto. Quindi abbiamo una raffigurazione artistica, vorrei dire, un Platone che definisce artisticamente qual è la nostra condizione, dove appunto il passaggio dalla apaideusia, ossia dalla condizione di mancanza di consapevolezza, alla consapevolezza viene passando da una porta specifica nella narrazione platonica, che è quella della spelonca, la porta mediante la quale, uscendo dalla quale, si addiviene alla consapevolezza. La narrazione platonica è universalmente nota e mi limito a richiamarla soltanto per fini didascalici, per meglio chiarire l'aspetto che voglio far emergere. Immagina, dice Platone, uomini rinchiusi sul fondo della spelonca fin dalla loro nascita, i quali, con lo sguardo rivolto sul fondo dell'antro caliginoso, non vedono il mondo esterno,
non vedono la luce del sole esterna, vedono soltanto oggetti che si riflettono sul fondo della spelonca e che qualcuno da dietro un muricciolo fa muovere. Ovviamente i cavernicoli di cui dice Platone non sanno né di essere in una caverna, né cosa una caverna sia, né dell'esigenza, a maggior ragione, di uscire dalla caverna, perché il mondo che sta all'interno della caverna, lungi dall'essere il mondo vero, è un mondo creato su misura per ingannare, è un mondo falso, è il mondo della doxa, dice Platone, dell'opinione ingannevole, del dokein, dell'opinare. Doxa deriva da dokein, che in greco significa opinare, che è un sapere umbratile, instabile, non vero. Immagina, dice Platone, che per questi cavernicoli, per i quali il mondo cavernicolo è il solo possibile, avvenga un evento di questo tipo. Immagina che uno di loro, per ventura, si trovi con i ceppi rotti, possa volgersi, dice Platone, usa un'espressione che in greco è particolarmente significativa, periagoghe tes psuches, cioè conversione dell'anima. Immagina che ci sia una conversione dell'anima, quindi il convertirsi su un piano fisico è il movimento che deve compiere il cavernicolo incatenato per girarsi rispetto al fondo della spelonca, ma sul piano immateriale è la conversione dell'anima che deve mutare la propria prospettiva originaria, si converta e in qualche modo risalga verso la cima della spelonca. Quando risale, già mentre compie il cammino, si sente abbacinato dalla luce solare che non è avvezzo a vedere. Quando supera la porta, appunto, quando supera la condizione che lo separa dal mondo esterno, addiviene alla piena consapevolezza della verità a cui ora ha accesso e insieme della falsità del mondo in cui era. Sicché attraversare la porta non ti porta soltanto alla consapevolezza, ma ti porta in pari tempo alla consapevolezza della falsità di cui non avevi consapevolezza. Appunto a quella dialettica tipica della caverna a cui facevo riferimento, per cui puoi sapere cosa sia il falso solo se sai cosa è il vero, e puoi sapere che esista un vero solo se hai preso consapevolezza del fatto che lo spazio simbolico e reale nel quale ti muovi non è tale da esaurire lo spazio del possibile, se vogliamo dire così. Ecco quindi che la metaforica della caverna diventa emblematica dell'uscita, del passaggio da una porta della consapevolezza. Ecco, mi pare che l'opera alle mie spalle possa, dicevo, inquadrare e raffigurare l'intera produzione di Chiara, che possa in qualche misura essere assunta a immagine dell'intera sua produzione, che è un modo in cui, se vogliamo dire così, l'artista ha acquisito la consapevolezza e prova a far sì che anche noi, come Socrate nella Repubblica, acquisiamo la consapevolezza della falsità in cui siamo per contrasto rispetto alla verità verso cui dovremmo dirigersi, verso cui dovremmo erfahren, per dirla ancora con l'espressione tedesca che richiama il viaggio e il passaggio dalla porta. La metaforica della porta, non mi soffermo su questo tema, è radicatissima nella storia dell'Occidente, no? Pensate a Dante davanti alla città di Dite, pensate a Parmenide nel poema sulla natura, no? Che appunto attraversa le porte della città di Elea guidato dalle dee. Appunto l'idea è quella di un attraversamento che ci porta alla piena consapevolezza, e tali sono pienamente le opere che ci presenta Chiara, che sono opere che ci mostrano lo scarto tra la falsità e il movimento che deve condurci alla verità, sono opere che in qualche modo rendono immediatamente visibile ciò che la filosofia, per esprimere, deve in qualche modo porre in forma mediata, tramite la mediazione del concetto, della riflessione, del dialogo, potremmo dire così. L'arte ci pone in maniera immediata di fronte alla verità. Quest'opera voi la vedete dinanzi a voi e non c'è bisogno di spiegazioni o di argomentazioni ordine geometrico, basta vederla per avere in maniera chiara, figurale, dinanzi a voi il senso profondo di quello che stiamo qui dicendo. Appunto, Platone, che mette al bando l'immagine, è costretto sempre di nuovo a utilizzare l'immagine. Questo è il punto fondamentale. Il filosofo non può non avvalersi dell'opera d'arte, proprio come l'artista non può non avvalersi di un
di un surplus filosofico, di un richiamo alla concettualità filosofica, sicché tra i due ambiti si dà una relazione simbiotica.